Perdonatemi, però, lei pensare di includere squisitezza di reno in menù di festa di fidanzamento? Mi scusi, Greta, ma mi sembra che in un evento tanto importante non si possano servire salsicce con krauten! Cucina tedesca essere molto più di salsicce con krauti! Beh, faccia una cosa. Lei si occupi dei suoi compiti, che della festa del fidanzamento me ne occupo io! Antonio? Sì? Qui c'è il menù del fidanzamento. Voglio che prepari tutto quello che c'è scritto. Ma è un'assurdità questa. È troppo lavoro per me da solo. Perché non lo riduciamo di una metà e lo integriamo con delle tartine e dei tramezzini? Tramezzini? Sì, tramezzini! E che facciamo? Una festa di quartiere? No, Antonio, questo lo devi seguire alla lettera. Voglio che sia una festa indimenticabile. A cominciare dal pranzo. Perdonare me, Fräulein Delfina, mi permettere una suggerimento? Sì? Perché non fare cucina tedesca, che essere piena di sorprese, primizie meravigliose, avere piatti che non conoscere nessuno, imprevedibili ed esotici. Sì, si può fare. Preparami una lista, Greta, per favore. Grazie. Flor? Flor, ho bisogno di parlare con te. Hanno chiamato dal Brasile per confermare che la stoffa arriva nel pomeriggio. Ah, ma che felicità! Non pretendo che tu sia contenta. Lo dico perché tu ripensi a quello di cui abbiamo parlato. Signorina Delfina, io sono molto goffa, molto distratta. Non potrei perdonarmi se le rovinassi quel vestito, quindi... No, permesso... Si è fissata che devo farle il vestito, ma che pensa che io sia, Coco Chantal? Io non le cucio proprio niente, anzi, mi cucio le dita delle mani tutte insieme piuttosto che farle qualcosa. Strega! Ah! Raccontami. Raccontarmi cosa? Di Bata, cosa gli piace, cosa non gli piace, raccontami qualcosa che non so. La musica gli piace. Flor, qualcosa che io non so, per favore. Gli piace... Dai! Questo è un segreto, eh? Gli piacciono tanto le gomme allo yogurt. Ti dico un segreto. Cosa? Sono i miei dolcetti preferiti. No! Ah, che bella notizia! Ah, fantastico, perché siamo proprio in sintonia, capisci? Sì. A lui piacciono, io vado pazza per quelle coppie. Lorenzia, parrucchiera al telefono. Questa volta io credo che Schnell... Cosa? Che felicità! Scusate. Pronto, Titina, che succede? Mi sembra che vogliano crocifiggermi. Ma sei andata in banca? Certo che sono andata in banca. E ho parlato con il direttore, che mi ha detto che sequestreranno tutto se non pago i 10.000 pesos. 10.000 pesos? Caspita, dove li troviamo tutti questi soldi? Non lo so. Non ne ho la minima idea. Sai come mi vedo? Con una coperta sotto un ponte. No, no, non devi dire così. Non devi dire così. Qualcosa faremo. Sì. La piastra gamma e io usciremo da questa porta. Quante soddisfazioni mi ha dato questa piastra. Come funzionava bene sui capelli delle mie clienti, lisci, divini. E adesso io e la piastra siamo rimaste senza lavoro. Lasciami pensare qualcosa. Tu stai tranquilla che noi troveremo una soluzione per recuperare i soldi, va bene? Stai tranquilla, Titina. Ti mando un bacio. Ciao. Flor? Che c'è? Flor, guarda che carino questo modello. Signorina Delfina, non voglio essere villana, però mi ha davvero stufato con questo vestito. Non lo faccio, perché ne parla ancora? Perché mi sembri una ragazza con molto talento, sei molto creativa. Dovresti darti un'opportunità, Flor. E poi non ti sto dicendo di farlo gratis. Io voglio pagarti e ti pagherò molto bene e ti pagherò quello che vale. 5.000 pesos se ti sembrano abbastanza? 5.000 pesos? Alla fine la direttrice non ha dato retta a Federico. E tu che ne sai? Perché Pia e Agostina sono state tutto il giorno belle e tranquille come niente fosse. Non le hanno chiamate in direzione, quindi tutto bene, no? Nico, aspetta. Che ci fai qui? Mi dici perché mi hai mandato questo video? Perché era l'unico modo che ho trovato. Nicolas, dimmi una cosa, mi puoi spiegare che significa questo? Come che significa? È il litigio tra le bulle, Maya, no, Flora... No, questo è quello che io ho visto nel video. Ovvio, quello che tu...
Come? Tu hai visto il litigio? Hai visto il litigio? Sì, Nico, non ci capisco niente. E qui che c'era allora? Qui c'è una tua confessione in cui parli di... un pazzo di come sia folle tutto questo! Folle, magico, fantastico, allucinante! Sì, è folle, non sai che follia? Folle, è stato sì, il colloquio certo. che ho avuto con la direttrice. Ma tu sei davvero cosa un significa? Grande, sei un grande che mi ha salvato la vita! Sei il migliore dei migliori! Parlando? Amore, andiamo a controllare la lista degli invitati. A controllare? Vai a controllare la lista degli invitati! Tu non controlli mai nulla! Ma che tipo? Non ti piace controllare? Va a controllare e stacca un assegno! Perché mi hai fatto vedere questo, Nico? Perché io volevo provarti che non vi abbiamo escluso, né a te né a Nata, hai visto? Questo è stato così urgente che non c'è stato tempo di dirvi niente, ecco, solo questo. Sì, di questo me ne sono accorta. Oh, amore mio, caro mio, che bello che sei. Ciao, come va? Ciao. Ti è servita? No, mi dai 3 gomme al gusto yogurt bianco, per favore? D'accordo. Com'è carino, guarda come lavora. Me lo mangerai di boci. Ecco le gomme. No. Non mi hai capito, dammi 3 dozzine di confezioni. 3? Sì, e con un pacco regalo, per favore. Beh, come no? Così facciamo i romantici mangiando gomme, mio dolce bata. Scusami, mi hai detto 3 scatole o 3 dozzine? Così cercate del personale. Allora, ti sembra che manchi qualcuno? No, io direi che ce n'è qualcuno di troppo. Amore mio, non dire così. Ti ho detto che hanno chiamato dalla rivista Glamour, vogliono seguire l'evento. No, neanche per sogno, odio queste cose. Non voglio apparire sulle riviste, meno che mai di moda. Odio queste baracconate. Ti prego, tu appartieni ad un circolo sociale che alla stampa interessa, quindi non puoi evitare tutto questo. Sì che posso. Ti proibisco di entrare e basta. Delfina, ascoltami un attimo, per favore. È una cosa nostra, non voglio che sia pubblicata dappertutto. Che cosa ci guadagni? A cosa ti serve? A me invece serve. A cosa ti serve? Per cosa? Mi serve perché, senti, la mia faccia diventa conosciuta. E quindi riceviamo più donazioni per il nostro orfanotrofio. Donazioni? Ah, sì. Flor, ti serve qualcosa? Sì, no, però in un altro momento vorrei parlare con lei. No, 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 dimmi pure. Che c'è? Che cosa? Smettila. Che se non ha cambiato opinione, io sono disposta a farle il vestito per il fidanzamento. Ah! Oh, grazie! Grazie! Perché non vado bene per il posto, eh? Sai cos'è? Stiamo cercando persone con esperienze, capisci? Qui viene molta gente a chiedere lavoro. Sì, questo lo so. Però non posso prendere chiunque, mi capisci? No, sì, voglio dire, lo so che non sono una venditrice, lo sappiamo tutti e due. Beh. Ma ho un vantaggio che non ha nessuno. Ah, tu hai un... Che vantaggio hai? Io adoro il cioccolato, capisci? Io vengo sempre e compro scatole enormi così e le prendo perché mi piace. E chi può venderlo meglio di una persona che ama il cioccolato così? Lo posso consigliare a tutti, eh? Bene. Bene, bene, d'accordo. Ti voglio mettere alla prova per un paio di giorni. Ah, sei un tesoro! Sei un tesoro! Ecco, prendi. Questo per incominciare a vendere? No, no, per andare a pulire i bagni. Che? Vorrei qualcosa così, però di maggiore effetto, capisci? Vorrei che tutti restassero come se fossero all'incoronazione di una vera principessa. Delfina, per favore. Scegli qualcosa di più semplice. Non voglio né lussi esagerati né ostentazioni smisurate. Per favore, i miei genitori non mi hanno educato così. Non è lo stile dei Fritzenwalden. Beh, però a noi donne piace essere principesse. Almeno per una notte, quindi non le tolga questo sogno. Yassi sera, juntos por fin. Yassi sera, para los dos. Yassi sera, un gran amor. Yassi sera. Cosa stavi pensando? Al mio vestito... al suo vestito da principessa. Beh, non pensarci più e vai a farlo. Chiedi a Pedro di accompagnarti all'aeroporto a prendere la stoffa, d'accordo?
Sì, ma prima posso fare una telefonata, posso? Certo. Con permesso. Il debito è di 10.000. Io ne ho 215. Quindi mi rimane un debito di 9.700. Oh, per di più questi conti sono così complicati, così difficili per me. Io con questi 215 che faccio? Non risolvo niente. Voglio morire, morire, voglio morire. Chi sarà? Pronto? Ciao, Titina, sono io. Ciao, amore mio. Come stai, vita mia? Io sono qui, non mi tornano i conti. Senti, non so che fare, non so che fare. Stai tranquilla, ho già trovato la metà dei soldi. Come? Non avrai fatto una pazzia, spero. Come li hai trovati? Facendo quello che non avrei mai fatto se non dovessi aiutarti, ma invece lo farò. Tesoro, per favore, che stai combinando? Poi ti spiego, Titina, ti mando un bacio, ciao.